Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio far vedere dei gadget che mi sono comprato su Amazon. Sono di un'azienda che si chiama Bumer e fanno dei mini wallet. Io li uso per andare in moto, li uso ormai per girare dappertutto. Li fanno in diverse misure. La terza deve uscire a breve. Vi faccio vedere al volo come funzionano. Sono dei mini wallet. La cosa carina è che sono fatti di una pelle che non è pelle vera, è similpelle, ma è molto molto morbida, sembra vera. E hanno il portamonete, ma in realtà possiamo anche prenderlo senza. Ci sono anche le versioni senza portamonetine. È molto figo perché quando noi lo apriamo, questo ha il portabanconote fatto in questa maniera, quindi un fermasoldi fatto in questo modo, ha soltanto questa aletta qui. C'è un portacarte o documenti, ci sta anche una carta d'identità. E poi ha il classico scansetto per le carte, e adesso vi faccio vedere come funziona. Ce ne sono due versioni, una è questa e l'altra è un pochino più ciccia, anche la scatola è fatta diversamente, è un po' più grossa dell'altra effettivamente, se la guardate. Quest'altro è un po' più ciccio perché è un po' più vecchia maniera, classico, ha il porta banconote proprio con la tasca, forse più comodo per alcuni, tipo me, che sono un po' alla vecchia. E sempre il porta documenti qui o porta carte, si possono mettere anche delle carte ulteriori. Se non ci basta, lo scanso da 7 che abbiamo qui. E si chiude con questa chiusura così, che è praticamente si chiude da davanti in questo modo. Molto carino, molto funzionale. Questo qui invece ha la chiusura laterale. In questo modo qua. Questo è più compatto per chi non ha necessità di portare troppe banconote in giro. Questo invece è un pochino più grosso, effettivamente le differenze si vedono, ma si sentono proprio al tatto subito. Vedete che sono un pochino diversi. Però c'è di buono che questo qui ha la capacità di contenere più banconote. Facciamo una prova. Allora, prova con le monetine. Qui ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le inseriamo in questo qui più piccolo. Vediamo come le tiene. 6 monetine, sta tranquillo proprio. Senza nessun problema e non si allarga di tantissimo, vedete che più o meno la misura rimane quella. Proviamo con le tessere, 2, 3, 4, apriamo il suo scanso e le inseriamo così, pronti. Occhio a tenerle perché saltano via ovviamente se le andiamo a sganciare, quindi le tessere sono subito pronte, le possiamo aprire e chiudere come vogliamo e quando le vogliamo reinserire basta fare così, bomba. Così ce ne stanno 7. Poi un po' di soldi e vediamo come stanno all'interno. Allora, ci sono due modi per metterle, soprattutto in questo qui, in cui le banconote ce ne stanno un pochino meno. Quindi il modo secondo me migliore, che occupa meno spazio, è proprio questo, di inserirlo in questo modo e si arricciano su se stesse e il portafoglio le tiene. Vedete che lo spessore aumenta, ma rimane comunque molto compatto rispetto a un portafoglio normale. Altrimenti, se ce ne sono poche, ad esempio 10, 20 e 5 euro, le possiamo prendere, girare così e inserire in questo modo qua. E chiudiamo tutto, ciao. Se ce ne sono poche, ci stanno in qualsiasi modo volendo. Comunque non c'è il pericolo che scappino fuori perché sono fatti in maniera che si piega su se stesso e quindi si stringe sopra le banconote. Sicuramente per le banconote questo qui è un pochino meglio perché avendo questa tasca qui che ricorda i classici portafogli vecchio stile, possiamo fare prima perché le inseriamo qua, ciao. Chiudiamo tutto, ce ne stanno una valanga perché effettivamente già così ce ne stanno un mucchio. Sono molto carini, molto ben fatti, mi piace molto la pelle con cui è stata fatta, hanno una garanzia se si spaccano ovviamente nell'arco di un anno. Vi sostituiscono tutte le parti se il meccanismo si dovesse rompere all'interno, eccetera. Però sono fatti molto bene, quindi. Ma uscirà a breve il terzo modello che è fatto leggermente diverso perché la chiusura è diversa. Andatevelo a vedere sul sito che chiaramente vi metto in descrizione. In descrizione trovate il sito internet, i link per andare a vedere insomma tutti i modelli online nel loro sito e anche il link Amazon vi lascio in descrizione. Ragazzi, da qualche giorno vi ricordo che è disponibile l'abbonamento sul mio canale. L'abbonamento costa 3,99 euro al mese e io ho una tantum, quando mi inviano il materiale, le aziende, eccetera, estrarrò un vincitore e questo vincitore riceverà a casa uno dei gadget che io utilizzo, nei miei video.
Spero che il video, ragazzi, sia stato utile. Noi ci vediamo alla prossima. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, un like, e se li utilizzate fatemelo sapere. Va bene? Ciao belli, ciao ciao.